Premessa, andiamo a vedere per quale motivo è importante questo video. Innanzitutto andremo a capire qual è finalmente la differenza tra il 4 Dea, 4 Andro, 4 One, come vi piace chiamarlo, 4 Androstenedione, via discorrendo, e il Dea, 1 Andro e via discorrendo, tutti i nomi comunque commerciali che poco molecolari, la differenza tra 4 Andro e Dea. Ma una cosa che ci tengo comunque fortemente a precisare prima di iniziare questo video è la seguente: noi siamo di fronte a un cambiamento drastico per quanto riguarda il genere umano. Ci siamo tanto comunque a preoccupare di quello che fanno queste determinate sostanze, che tipo di impatto negativo possono avere sul nostro corpo, ma pensate ad una cosa: noi mangiamo tutti i giorni pollo, tacchino, mucche, vitello, viene tutta la carne, salmone, ma avete mai visto in che condizioni questa carne che noi mangiamo è sottoposta a delle condizioni disgustose? Io sono stato anche in Scozia a vedere un allevamento dei salmoni veramente orribilante, dei salmoni che sono abituati comunque a risalire per loro natura ai corsi dei fiumi, depositare le uova in delle bacinelle, proprio dei secchi di acqua dove non potevano fare né avanti né indietro, imbottiti di roba per crescere più velocemente possibile e mandati in commercio. Secondo voi questa carne, che poi non sono neanche rosa come il classico salmone, quindi ci mettono ovviamente coloranti, schifezze varie per farlo apparire bello. Questo già è un primo punto. La stessa cosa per quanto riguarda i polli vengono, che a voglia che dicono i consumatori, associazione dei consumatori italiani, che ah no, non è vero che mettiamo antibiotici, li importiamo comunque di estrogeni per farli crescere, di anabolici, ah no, non è vero, assolutamente sono tutte delle bugie. Ma saranno delle cazzate quelle che dite voi, perché come fa un pollo, una serie di polli, 150 polli tutti ammucchiati uno sopra l'altro, a non prendere nessun tipo di malattia, a non prendere nessun tipo di virus, a non ammalare? Quando si ammala uno là si ammalano tutti, c'è poco da fare, che stanno tutti attaccati uno appresso all'altro. Mettere 150 persone una attaccata appresso all'altra, che succede? Si ammala una, si ammalano tutti, non si ammala mai nessuno, e escono sempre comunque in carne di altissima qualità o sempre di ottimo taglio. E questo che impatto ha sul nostro corpo? Fatevi delle domande, anche per quanto riguarda tutti i vari cosmetici che utilizziamo per la pelle. Se voi andate comunque ad analizzare quello che c'è dietro il cosmetico, i cosmetici che andiamo ad utilizzare per la pelle, capirete da soli che c'è molto più male in quelle cose che noi quotidianamente andiamo a mettere che in questi prodotti che andiamo appunto oggi a parlare. Quindi prima di dire doping, dopati, ma chi è il più salutare secondo voi? Quello che magari prende il petto di pollo direttamente da chi lo lascia veramente in giro, il salmone veramente quello fresco, il vitello che ha veramente il suo ciclo di vita e viene comunque trattato con rispetto, tutte queste persone che magari comprano a quantità carne su carne che viene prodotta a tonnellate ogni giorno? Fatevi questa domanda e poi datevi anche una risposta. E oggi andiamo a parlare del se può essere più o meno impattante per quanto riguarda il vostro corpo. Non a caso, la statistica per quanto riguarda i tumori, sfortunatamente in questo periodo, si è alzata fortemente. Sarà un caso? Sarà una teoria complottista? Non lo so, io vi pongo comunque delle piccole cose, delle piccole riflessioni, poi sta a voi trarre le vostre conclusioni. Non andiamo troppo in là con questo determinato argomento, che sicuramente potrebbe portare anche 10-15 minuti di video, ma anche di più, però andiamo a parlare della differenza sostanziale che c'è tra il 4 Andro e il Dea, e perché molte volte vengono utilizzate anche entrambi per quanto concerne un ciclo di SARMS. Andiamo subito. Il Dea converte in 1 testosterone, è un ormone più anabolico del nostro testosterone, ma non è il nostro testosterone,
è 1, testosterone. Ve la faccio in maniera molto molto semplice. Invece è sempre in due step, quindi in due processi. È un ormone metilato? È un ormone metilato? No, non è un ormone metilato. La stessa cosa equivale anche per il 4-andro. Non sono metilati, quindi dal punto di vista dell'impatto sul fegato entrambi vanno bene, perché nel senso, se noi abbiamo la stessa, una corretta integrazione, un'integrazione di supporto, variazioni dal punto di vista epatico non ne avremmo tante. Per quanto riguarda il colesterolo, entrambi possono avere un impatto sul colesterolo, perché entrambi vanno a abbassare sia il colesterolo cattivo, vanno a abbassare, scusate, il colesterolo buono ad alzare quello cattivo. Quindi anche in questo caso, quando si decide di prendere comunque del DEO, si decide di prendere del 4-andro, bisogna tenere fortemente in considerazione queste cose. Quindi fare un'integrazione mirata affinché questo non avvenga o avvenga in maniera molto marginale, che non ci dà preoccupazione. Dal punto di vista della soppressione, potrebbero entrambi portare soppressione. Chi è più soppressivo dell'altro? Se andiamo comunque a considerare dal punto di vista tecnico sulla carta, il DEA è più soppressivo del 4-andro. Perché il DEA è più soppressivo del 4-andro? Perché converte in un ormone che non è il testosterone bioidentico naturale, converte appunto in 1-testosterone, che è un'altra cosa. È un ormone anche più anabolico del naturale testosterone, quello che produce il nostro corpo. Quindi dal punto di vista della soppressione, il DEA è più soppressivo per quanto riguarda il 4-andro. Andiamo a vedere dalla conversione estrogeni. A 4-andro, certe tette, ho visto gente che andava e le sventolava a destra e a sinistra. Non è così, perché sia il DEA che il 4-andro non vanno a convertire tecnicamente nella carta in estradiolo, ma questo dipende sempre da soggetto a soggetto, da caso a caso. Più il 4-andro ha questo fenomeno di aromatizzazione, se lo vogliamo chiamare così, tra virgolette, lo metto sempre tra virgolette perché non abbiamo un'aromatizzazione elevata, eccessiva. Perché è più incline il 4-andro ad aromatizzare? Per questo seguente motivo: converte in testosterone. Testosterone aromatizza. Uno testosterone nella carta non dovrebbe aromatizzare, perché appunto è qualcosa di diverso, ma aromatizza lo stesso. Abbiamo comunque dei casi dove il DEA in alcuni soggetti aromatizza molto di più del 4-andro, e casi invece dove troviamo l'opposto. Quindi quando noi dobbiamo fare una scelta tra questi due prodotti, non vi è una scelta che per tutti è la stessa cosa e per tutti vale allo stesso modo. È una scelta che bisogna fare su un'anamnesi soggettiva dell'individuo. C'è un individuo che magari è più suitable, calza meglio il DEA, un individuo invece a cui calza meglio il 4-andro. Non dobbiamo fare le guerre, le prese di posizione, il DEA, io sono per il 4-andro, viva il 4-andro e viva il DEA. No, non esistono queste cose nell'integrazione e non esistono queste cose nel bodybuilding in generale, perché sono persone che magari soffrono nel prendere la creatina e persone invece che non soffrono nel prendere la creatina, persone a cui fa effetto il turchesterone e persone a cui non fa effetto il turchesterone in maniera assoluta. Quindi che vuol dire? Vuol dire che c'è nel bodybuilding, nel fitness, in tutti gli sport, c'è la persona che ha una certa predisposizione a un determinato compound, una determinata molecola, un determinato integratore, e chi no. Questa è una cosa che dobbiamo metterci in testa. Fondamentalmente le differenze sono queste, dette in maniera molto semplice. Stiamo comunque parlando sempre di un derivato, quando parliamo del 4-andro parliamo sempre di un derivato del DEA, si chiama 4-DEA. Quindi da dove esce fuori? Quello che cambia sono appunto la posizione poi delle molecole, al quarto step, che fa e porta le differenze, ma sempre un discendente del DEA. Parliamo sempre comunque di una discendenza, c'è un certo lignaggio, c'è una certa eredità che si porta dietro, ma ovviamente la posizione della molecola, determinati atomi nella molecola, fanno sì che ha una struttura seppur similare, ma completamente con delle funzioni totalmente diverse, e infatti converte in qualcosa di diverso rispetto al classico
Dea. Con questo, ragazzi, è tutto. Spero di aver comunque fatto chiarezza per quanto riguarda il 4 Android Dea. So che non è un video che vi ha spiegato nel dettaglio proprio tutte le varie differenziazioni e via discorrendo. Questo già l'ho fatto sul mio canale Patreon, quindi se siete interessati andatelo a vedere lì. Lì è trattato in maniera più completa, più specifica. Qui è per far capire a tutti che non vi è una guerra nel mondo dell'integrazione, non vi è qualcosa che sia migliore dell'altro, c'è sempre qualcosa che funziona per uno e non funziona per l'altro, ed ecco perché è molto importante capire quello che funziona per noi, per il nostro corpo. Con questo è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!